Bentornati sul canale Aperto Questo Blog, io sono il Gonz e oggi vi voglio parlare di The Lighthouse di Robert Eggers. Film che, cazzo, non è andato in sala, non se l'è inculato nessuno. Doveva uscire direttamente in home video ed è arrivato invece a sorpresa su Prime, Chili e varie altre piattaforme a noleggio, insomma in streaming a noleggio. Finalmente l'ho visto. Visto che Edger aveva già fatto un bel film che era The Witch, un gran bel film, ero molto curioso di vedere questo film. Poi, tra l'altro, i due protagonisti sono Willem Dafoe, che io adoro da sempre, e Robert Pattinson, che non adoro da sempre, però che ha una faccia che mi piace molto, e soprattutto mi piace vedere gli attori che sono stati etichettati come veloci e stupidi, invece dimostrare di essere degli attori veri, quindi, ma lo ha già dimostrato in altri film. Comunque, senza stare a idolatrare troppo Pattinson, che comunque non è che stiamo parlando di sa che, insomma, è un bravo attore. Il film praticamente parla di due guardiani del faro. Uno più esperto e navigato, che è il vecchio Willem Dafoe, e uno più giovane, anzi, diciamo proprio alle prime armi, Robert Pattinson, che seguirà le direttive del vecchio e il marinaio più anziano lo vesserà parecchio, trattandolo male, dandogli tantissime mansioni, di ristrutturazione e pulizia veramente faticose e umilianti. La convivenza, ovviamente, col tempo, sotto certi punti di vista migliorerà e sotto altri peggiorerà. E poi non vi dico niente perché vi rovinerei la storia. Quello che vi posso dire è che il film è tratto da un racconto di Edgar Allan Poe, mai terminato perché Poe è morto. E quindi è proprio uno di quei casi in cui l'opera rimane lì, tac. Non si sa niente su questo racconto, se era l'inizio di un vero e proprio romanzo, se era solo un racconto breve, se non si sa assolutamente nulla, era probabilmente una bozza. Infatti, questa cosa influisce tantissimo sul film di Eggers. È stato scelto di girare in bianco e nero con un formato quadrato stile 4 terzi, come il buon vecchio cinema di una volta, e questo sembra palesemente un grandissimo tributo da parte di Eggers per il cinema espressionista, insomma il vecchio cinema in bianco e nero, eccetera. Infatti il film è in bianco e nero e quello che fa è di essere una versione moderna del cinema espressionista tedesco, praticamente, con tantissimi riferimenti a quel tipo di film. A livello di storia ci sono un sacco di elementi che richiamano chiaramente le atmosfere di Edgar Allan Poe, dei suoi romanzi, però ci sono anche tanti riferimenti a Lovecraft. Da un certo punto di vista è interessante perché in un certo punto del film creerà veramente tantissima curiosità. Purtroppo però, anche se il film è veramente bello, girato bene, con una bellissima fotografia, con un'estetica stupenda, con attori grandiosi, tutto è molto bello, tutto molto bello, anche se gode di tutte queste grandi qualità, non mi sento di dire che siamo di fronte a un capolavoro o a un film che sorprende o eguaglia il film precedente oppure altri film che io apprezzo di più per svariati motivi. È comunque un film secondo me molto interessante perché è molto coraggioso, cioè non fa niente che il pubblico vorrebbe vedere, cioè è disgustoso. Ci sono un sacco di cose disgustose, fastidiose. È esattamente come dovrebbe essere il cinema, cioè la volontà di un regista di fare esattamente quello che gli pare, fregandosene totalmente se quella scena possa dar fastidio o piacere al pubblico. Quindi benvengano i film come questi, super liberi e autoriali al 100%, perché sono sicuramente meglio dei film commerciali che sono fatti solo per farti stare bene o passare gradevolmente un paio d'ore, finché noi diciamo aborriamo. Però ecco, un finale incompiuto è forse il difetto maggiore di questo film, nel senso che non è il classico finale aperto, e proprio perché il racconto di Poe era incompiuto,
anche questo film lo è in quello che vuole raccontare. Sicuramente mi aspettavo, per come poi è raccontato il film, mi aspettavo una scelta coraggiosa come quella che abbiamo visto in The Witch. Non mi piace fare paragoni con gli altri film, però diciamo che sento che in qualcosa non è stato completo il regista. Detto ciò, un altro aspetto molto importante che mi fa sentire di dire che questo film non è un capolavoro è che comunque non ho avuto la sensazione di essere di fronte a un film che apportava qualcosa di veramente nuovo, né a livello di scrittura, di racconto, né a livello registico. Chiaramente la scelta di omaggiare il vecchio cinema non ha fatto altro che spostare tutta l'attenzione su quello. Grandissimo film, bel film, pregevole, ve lo consiglio, ma che non ritengo particolarmente innovativo o significativo nell'arco di questi ultimi anni. Diciamo che prediligo altri film, continuo a prediligere altri film autoriali come possono essere quelli di Gaspar Noé o Ari Aster. Ho detto tutto, ci sono delle cose molto belle, molto molto proprio dal sapore lovecraftiano, cioè molto lovecraftiano, una commistione di due autori che ci può anche stare, ma che comunque alla fine insomma non si capisce bene dove voglio andare a parare. E c'è un aspetto che mi è piaciuto molto, perché io amo tantissimo il folklore all'interno delle storie, che siano horror o meno. Mi è piaciuto molto come sono state trattate tutte le leggende marinaresche che ci sono nel film e che arricchiscono tantissimo l'atmosfera e la storia. Gran bel film e niente ragazzi, questa è un po' la mia opinione riguardo a The Lighthouse. Non mi sono preparato nulla, ve ne ho parlato così in modo molto spontaneo, quindi magari sono stato anche un po' confusionario. Questo è tutto per quanto riguarda Lighthouse di Robert Edger. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete like e lasciatemi un commento con il vostro parere sul film e ci vediamo al prossimo video.